Penso che tu abbia già scoperto una risorsa educativa aperta che ti piacerebbe utilizzare. Questo video tratta esattamente questo. Quindi, come puoi utilizzare una risorsa resa disponibile con una licenza aperta? Tutto quanto segue si applica a tutti i materiali resi disponibili con una licenza CCB ITA, CCB ITSA o CC0. Indipendentemente dal numero di versione, ad esempio 1,0 o 3,0. Se fai quanto segue, stai facendo tutto bene. Si prega di indicare il titolo della risorsa utilizzata. Si prega di indicare il nome della persona che ha creato l'opera. Si prega di indicare la licenza con la quale l'opera è pubblicata. Per favore, includi anche il numero di versione. Per favore, fornisci anche l'indirizzo web della licenza. E se lo conosci, per favore anche l'indirizzo web con l'origine della risorsa. Descrivi brevemente cosa hai cambiato, se quello è il caso è, e controlla se la licenza è adatta al nuovo lavoro per il quale desideri utilizzare la risorsa. Soprattutto, ricorda che le risorse pubblicate sotto CCBXISA possono essere utilizzate solo in opere pubblicate sotto CCBISA. Se non desideri utilizzare una licenza aperta per la tua nuova opera, puoi. Ancora una volta, utilizzare solo materiali di queste due licenze o materiali di pubblico dominio. Vorrei mostrarvi come funziona la procedura proposta utilizzando un esempio. Ho trovato il disegno di un mostro di questo bambino su Openverse. Se vi serve esattamente questo disegno in una presentazione per una conferenza didattica, potete utilizzare la regola semplicemente presentata. Quindi copi la foto nella presentazione e aggiungi titolo. Il nome, da che la maniera. Nome della licenza. Collegamento alla licenza. Luogo d'origine. Non hai apportato alcuna modifica, quindi non devi fornire alcuna informazione. E controlli ancora. Puoi utilizzare la risorsa con la licenza CC0 nella tua presentazione. Se segui i consigli, avrete fatto tutto bene. Però un po' ne sapete già e quindi lo sapete. In realtà non devo fare nulla. Qui CC0 non stabilisce alcuna regola. Questo è assolutamente corretto. I suggerimenti sono una raccomandazione a cui non si trascura nulla, ma vale la pena dare un'occhiata alla licenza esatta se non si ha voglia di cercare o fornire tutte le informazioni. Questi suggerimenti sono già stati rivisti più volte. Ti mostreremo da dove vengono.